Avvocati sul piede di guerra per protestare contro la chiusura del Tribunale di Sant'Agata Militello e quello di Mistretta fissata per il prossimo 13 settembre annunciano nuove eclatanti forme di protesta e sono pronti ad intraprendere qualsiasi iniziativa per tutelare i propri presidi giudiziari e accusano il governo di apportare modifiche scellerate e ingiustificate senza conoscere le reali necessità del territorio. Ad oggi Sant'Agata Militello conserverà solo l'archivio, mentre i faldoni del Tribunale di Mistretta saranno trasferiti all'archivio santagatese. È nostro intento allargare il raggio non soltanto agli avvocati del comprensorio di Sant'Agata, ma chiediamo l'intervento pure dei cittadini, degli operatori e in particolar modo dei sindaci che a dire il vero fino ad oggi non è che ci abbiano proprio dato la loro solidarietà, a parte, dobbiamo riconoscerlo, il primo cittadino di Sant'Agata di Militello. C'è incertezza anche sulla firma del decreto annunciato nei giorni scorsi dal ministro Cancellieri per il mantenimento degli uffici delle due sedi giudiziarie che autorizzerebbe la prosecuzione di alcune attività anche giurisdizionali all'interno dei vecchi tribunali per il mantenimento dei carichi pendenti o dei soli archivi. Sarebbe una proroga edilizia. Nel senso che sia Sant'Agata che Mistretta avrebbero potuto utilizzare i locali, i propri locali per l'attività giurisdizionale, quindi per tenere ancora per un certo periodo di tempo e fino allo smaltimento del carico di lavoro le udienze sia civile che penale. Ciò non è avvenuto. Dopodomani ci sarà un consiglio comunale aperto a tutti i comuni che sarà tenuto presso la sede dell'autostrada e presso la sede della ferrovia dello Stato. Possibilmente saranno interrotti i servizi sia autostradali che ferroviari. Intanto domani mattina la prima iniziativa di protesta è previsto un sit-in davanti agli uffici giudiziari di via Cosenza.